Entriamo sempre profumo, fino a sopra le scale arriva il profumo. Amici miei, salutate sempre Anzino anche quando va male. C'è un Pischella, però l'altro giorno mi ha scritto, mi ha detto ma che lavorava per la scuola a di Roma, e ho detto sì, ah, lo conosco, poi e non lo so, poi dopo ti. Ah sì, ho parlato di questo, ho parlato di quest'altro. Oggi avevo beccato al buio il video, raga, perché sono uscito stamattina alle 7:30 da casa. Mi sono scordata la lampada. E dopo una giornata del cazzo, sono un po' avanti e indietro, sono pure venuto a vedere sto schifo, sto putridume, sto niente più totale. Si può dire che ci ha detto bene? Perché alla fine ci ha detto bene. Voi direte, Adler, ma sei pazzo? Come va detto bene? Ed è pezzo. Sì. 2-1. Potevamo perdere 50-1 stasera, quindi da una parte ci ha detto bene. Ci hanno preso a pallonate dal primo all'ultimo minuto. Io a fine primo tempo, quando siamo andati 1-0, ho detto allora oggi succede una cosa tipo col Torino, che l'hai spenti con un gol e magari sfrutti questa cosa, oppure loro continuano a giocare ed è quello che è successo e ti hanno preso a pallonate. Ora la Fiorentina fa una grande partita. Io continuo a sperare che la Fiorentina quest'anno recuperi quello che ha perso in Conference League lo scorso anno, perché se lo merita, poi perché è una squadra italiana e quindi giusto che vada avanti in Europa. E allo stato attuale delle cose, a quello che ho visto adesso, hanno anche più meriti di noi per andare in una qualsiasi Europa, che sia la Conference, l'Europa League o la Champions League, perché quest'anno, perché stasera ti hanno calato i calzoni, non hanno usato la vasellina e hanno forse la sabbia hanno usato. E tu non hai fatto un cazzo per evitarlo, perché adesso parliamo della Lazio, tu non hai fatto niente per evitarlo. Sì, sono diventato volgare, merode, sono volgare, non hai fatto niente per evitarlo. Dal primo all'ultimo minuto hai fatto un tiro e hai trovato un gol e niente, a un certo punto andiamo a vedere le statistiche. Avevo letto 21, non mi ricordo quando era, 21 tiri della Fiorentina, di cui 7 in porta nello specchio, e 3 tiri da Lazio, di cui uno nello specchio. E qui mi dicevo, ma sti 3 tiri, ma quando avevamo fatti? Ciao belli, alla prossima. Forza Lazio. E un'altra volta, quello che succede ciclicamente in questa stagione. Una Lazio che a volte se la cava bene, a volte anche un po' di fortuna, come col Torino, perché col Torino è successa la stessa identica cosa, con la differenza che non ti hanno segnato e che quando hai segnato tu li hai demotivati, li hai ammosciati. Oggi ne è successo e ti hanno preso a pallate. Game over, regà. Game over. Cala il sipario. Game over. Finita. Ma che cazzo che guardate? Game over. Finita. La Champions League ci speravo già poco prima di oggi, quindi oggi posso ufficialmente dire a musichetta il prossimo anno ascolterà qualcun altro. E noi non so neanche se arriveremo in Europa League a questo punto, non so se giocheremo l'Europa il prossimo anno. E facevo questo ragionamento in corso di partita. A me mi sembra che in questa squadra bisogni cambiare quasi tutto. Bisogna comprare 5-6 titolari e 4-5 panchinari. L'ideale sarebbe ripartire da quelle che oggi sono le tue certezze, e sono pochissime. Una delle quali è Provedel, che oggi pure si è guadagnato la pagnotta. Ma poi io non si vede niente. Sarà anche colpa dell'allenatore. Ci metto anche quello, voi sapete come la penso su Sarri, ma indubbiamente anche lui ha le sue colpe in questo gigantesco passo indietro. È colpa della società, perché se io ti chiedo giocatore A e tu mi porti il giocatore B. E con questo la Lazio mi ha rovinato il compleanno, che boni a fa auguri, grazie ovviamente a tutti, ma sarà tra un'ora e un quarto, a mezzanotte.
hanno ben pensato di farmi passare questa bella mezzanotte di merda per farmi passare il mio 39esimo anno. Avete visto che bello? Che figata. L'unica cosa bella di ma bellissima di questa sera. C'è una cosa bellissima questa sera e io purtroppo anche a causa delle distanze non ne ho fatto parte. È che sul 2-1 della Fiorentina all'85esimo circa si sentiva soltanto sosterremo sempre più i colori bianco-blu. Questa è la cosa bellissima di questa serata, è la cosa bellissima sempre, perché noi siamo belli sempre, quando si vince, quando si perde, noi siamo belli sempre. Quindi tanto di cappello, onore ai 2000 a Firenze. Adesso venerdì c'è il Milan, non so, non me voglio esprimere, sono stanco ragazzi, e dal basso della mia stanchezza vi ricordo che non è importante dove voi siate, ma la cosa più importante è sempre su, forza Lazio.